dire, io ero un po' preoccupato perché non sapevo bene cosa venirvi a raccontare. Sono cose che voi già sapete. Per cui mi è venuto in mente, siccome quest'anno ricorre il 40° anniversario della fondazione della Stazione di Logistica Tedesca, di cui sono socio, di farvi vedere un po' loro come intendono la storia della logistica. Ho tentato di sintetizzarla in un paio di slide. Andiamo avanti. Quindi anni 70, loro nascono nel 1978. La logistica veniva chiamata logistica classica, quindi rifornimento delle linee di produzione, trasporto, produzione, trasporto, vendita, diciamo, cosa molto più semplice. Quindi la logistica in questo periodo è semplicemente ottimizzazione di funzioni elementari. Avanti. Negli anni 80 abbiamo diciamo, l'assunzione dell'importanza del cliente, quindi di una strategia pull. Quindi il mercato, la domanda che traina in un certo senso l'organizzazione logistica. Quindi la logistica diventa una funzione trasversale alle varie funzioni dell'azienda e ottimizza dei processi multifunzioni. In particolare in questo periodo si lavora molto ovviamente sull'evasione degli ordini, perché è il cliente in un certo senso che diciamo la figura centrale. Avanti. Ecco, gli anni 90, ci fermiamo un momento di più, effettivamente sono la parte più interessante di questa storia, sono gli anni dell'integrazione funzionale e quindi la logistica integra diverse funzioni aziendali in una sequenza di processi. Andiamo avanti. Questa ottimizzazione delle sequenze di processi fa sì che l'integrazione riesce a diventare creazione di valore. Come vedete, tutto il ragionamento è sempre fatto dal punto di vista dell'azienda manifatturiera, che è un po' la caratteristica della logistica tedesca che distingue nettamente da quella italiana. Diciamo, ancora oggi, malgrado l'enorme sviluppo che ha avuto l'e-commerce e così via, il fulcro dei ragionamenti sullo sviluppo dell'innovazione logistica in un sistema complesso come quello tedesco è rappresentato dall'azienda manifatturiera. Andiamo avanti. Negli anni 2000 abbiamo appunto il salto verso le reti globali. Quindi la logistica, per parlare nel periodo più recente, integra le catene del valore in reti globali. E qui diventa, diciamo, se vogliamo, un nuovo fattore, quello dell'assunzione di fattori socio-economici, pensate a tutta la tematica dell'ambiente, tanto per essere chiari. Queste, diciamo, sarebbero le tappe. Andiamo avanti. Dobbiamo ricordare però altre cose in questo periodo. La logistica nasce negli anni 70, che sono anni di forte inflazione, e quindi nasce essenzialmente per affrontare il problema delle scorte. Con la forte inflazione, evidentemente le aziende con grosse scorte, con grossi volumi di scorte, perdevano molti soldi, quindi la logistica diventa la tecnica di riduzione delle scorte, la famosa teoria dello stock zero, da cui si comincia poi a elaborare questo famoso just in time. Just in time, bisogna ricordare, diciamo, copre una parte minimale poi in realtà dell'operazione, insomma saranno 10-15%, quindi non è vero che tutta la logistica è just in time. Ecco, secondo me però gli anni 90 sono decisivi per due ragioni. Internet, quindi la logistica diventa, viene chiamata the physical internet, e compaiono sul mercato, o assumono diciamo una forte importanza, i servizi espresso fatti dalle grandi compagnie americane, australiane, eccetera, eccetera. Questa cosa è, spesso viene dimenticata, però è importante ricordarla, perché quando noi oggi parliamo di e-commerce e di Amazon,
Questi sono i diretti, come dire, successori di questa cosa qua. Qual è la grande rivoluzione che hanno comperato, che hanno portato queste società? Hanno cambiato i parametri. Cioè, fino a quel momento il trasporto merci veniva prezzato su due parametri: peso e distanza, tonnellate e chilometro. Loro rovesciano completamente questa impostazione e la formazione del prezzo è sui tempi di consegna. Consegna in 12 ore, 24 ore, 48 ore, eccetera. Quindi quello che diventa la merce, che questo, il servizio che queste aziende forniscono, è il tempo. E questo, e qui trovano nettamente la loro radice i fenomeni dell'e-commerce di oggi. Aggiungiamo ancora, queste sono aziende potenti, hanno dei sistemi informatici veramente potenti, quindi sono aziende molto affidabili. Essendo aziende molto affidabili, quindi anche con una potenza finanziaria importante, anche i grandi gruppi manifatturieri possono incominciare a pensare di esternalizzare alcuni segmenti della logistica, che prima non esternalizzavano semplicemente perché non trovavano dei partner adatti, non trovavano dei partner con una forza sia finanziaria che organizzativa, eccetera. Quindi gli anni 90, con l'ingresso di questi operatori sul mercato, sono veramente l'inizio dell'era moderna. Da qui deriva l'e-commerce, da qui derivano appunto la grande spinta verso l'outsourcing. Come voi sapete, poi gli stati europei, in particolare la Germania e l'Olanda, fanno delle operazioni di acquisizione. Le Poste olandesi acquistano TNT, che poi viene smembrata, nasce Ceva e così via, e Deutsche Post acquista di DHL. Andiamo avanti, questo l'abbiamo già spiegato, torna indietro un secondino. Va detto appunto che la grande differenza poi tra questi servizi espressi e i vecchi spedizionieri è che i vecchi spedizionieri nascevano tutti dal trasporto su strada, invece questi qui erano specializzati nel trasporto aereo. Andiamo avanti. Io ho conosciuto uno dei maggiori e più simpatici manager di grandi imprese logistiche in Italia. Lui usava sempre dire che in Italia la logistica è usa e getta. Lo si capisce bene perché c'è una ridotta presenza delle grandi imprese. Le piccole e medie imprese vengono francofabbrica, e hanno perfettamente ragione di fare così. Oggi come oggi, se noi facessimo un'analisi di quello che è rimasto del sistema manifatturiero italiano dopo la crisi del 2008, credo che anche i più ottimisti osservatori ammetterebbero che un 30% del nostro apparato manifatturiero è riuscito a inserirsi nelle reti globali. Il resto non so quanto ancora potrà resistere. Andiamo avanti. Quindi la, diciamo, caratteristica della logistica italiana è una logistica di distribuzione, quindi una cosa completamente diversa dalla logistica tedesca. Ovviamente arrivano tutti i grandi gruppi della distribuzione, i grandi retailer. Questo mette in moto un mercato dell'immobiliare logistico. Tenete presente che oggi questo mercato ha raggiunto delle dimensioni abbastanza impensabili alcuni anni fa. L'anno scorso il fondo sovrano cinese, China Investment Corporation, ha comprato in un colpo solo, per 12,2 miliardi di euro, tutti i magazzini di Blackstone esistenti in Europa. Quindi in Italia il magazzino multicliente, oppure di un solo marchio, diventa il fulcro della logistica, cosa che non avviene in Germania, dove il fulcro della logistica rimane sempre l'azienda manifatturiera. Andiamo avanti. Dati sulla logistica italiana, se voi sapete, sono pochissimi. Se ne sta facendo un lavoretto l'Osservatorio del Politecnico di Milano, intanto incominciando a tentare di capire quanti sono le imprese. Hanno dovuto fare un faticosissimo lavoro di pulizia nelle camere di commercio, le quali le imprese cessate dimenticavano di toglierle,
Più o meno la situazione è questa qua, quindi abbiamo autotrasportatori con società di capitali 13.500, autotrasportatori società di non di capitali, per parte di padroncini 73.000, gli spedizionieri, anch'essi sono una incredibile frammentazione, quindi debolezza, i corrieri espresso sono il gruppo più forte, perché pur essendo il numero molto limitato, come volume di fatturato, superano tutti gli altri. Questo, come dire, conferma una volta di più quello che dicevo prima, che la logistica in Italia è una logistica di distribuzione. Andiamo avanti. Ecco, è abbastanza interessante osservare la struttura di impresa di questa, come dire, azienda di logistica. Mi è sembrato interessante citare questa sentenza dell'autorità per le comunicazioni che, avendo sanzionato GLS Italy, credo che dipenda da Royal Mail, no? Ha, come dire, analizzato la struttura di impresa, no? E come voi sapete, sono imprese, sono galassie di imprese in cui i rapporti reciproci sono veramente molto difficili poi da ricostruire in un sistema organico. Quindi lui dice, pur essendo soggetti giuridicamente distinti, in questo caso si parla di circa 56 imprese di questo gruppo, sul piano operativo non c'è autonomia dei singoli affiliati nell'erogazione dei servizi. Infatti, per come è strutturato il funzionamento del network, le singole spedizioni non sono gestite da un unico operatore, ma da una pluralità di operatori appartenenti al gruppo, ciascuno dei quali concorre all'erogazione del servizio attraverso lo svolgimento di una delle distinte fasi. Quindi voi avete un gruppo che sostanzialmente ha le sue società satelliti, delega singoli segmenti del ciclo, raccolta, avvistamento, trasporto e consegna. E di lì li delega, come dire, con una differenziazione territoriale fortissima, per cui riuscire a capire come è fatta questa azienda è un grosso problema. Ovviamente tutto questo nei rapporti sindacali ha un effetto piuttosto devastante, insomma. Quindi ciascun affiliato è tenuto a svolgere la propria attività in una zona circoscritta del territorio nazionale, con l'obbligo di affidare le spedizioni destinate a località esterne ad essa agli altri affiliati competenti territorialmente. Quindi lavorare su questa cosa qua secondo me è uno dei punti più importanti per capire la logistica in Italia. Bisogna assolutamente mettersi lì e, come diciamo, abbiamo fatto negli anni 60 e 70 a ricostruire i singoli reparti della Fiat, dobbiamo farci un bel lavoro per riuscire a capire, insomma, come muoversi in questo mercato e soprattutto come fare con la politica sindacale. Andiamo avanti. E arriviamo all'e-commerce. L'e-commerce che oggi sta, come dire, invadendo in maniera impressionante tutto il campo. Voi sapete che in America, negli Stati Uniti, si parla già di apocalypse retail, si parla di circa 100-200 mila posti di lavoro che vengono perduti nella grande distribuzione, Walmart e così via, in seguito all'e-commerce. Potremmo elencare tutta una serie di effetti veramente devastanti che l'e-commerce ha portato. Innanzitutto salta la logistica urbana. Abbiamo lavorato tanti anni per inventarci una logistica urbana, per razionalizzare il trasporto delle merci in città. Questa cosa qui la fa saltare completamente. Ne parlavo proprio ieri con il direttore del porto di Padova. Voi sapete che loro avevano tentato di organizzare l'automizzazione delle consegne ai grandi magazzini attraverso un unico operatore. Questa cosa qua è saltata completamente, perché oggi quelli di Amazon entrano in città in maniera totalmente... E quindi cosa sta succedendo? Che la deregulation, che è caratteristica del trasporto internazionale, che ha devastato il trasporto internazionale delle merci, trasporto internazionale su strada, cioè da quando, diciamo, i paesi dell'est sono stati fatti entrare nell'Unione Europea, trasportatori polacchi, rumeni, bulgari e così via, eccetera, hanno massacrato il mercato, quindi le aziende di trasporto europee hanno aperto filiali in questo paese per poter assumere degli autisti con i contratti di questi paesi.
questo tipo di deregulation si sta oggi trasferendo interamente nel trasporto urbano, nel trasporto a corto raggio. Quindi, diciamo, tutti gli effetti negativi che si sono avuti, che si stanno avendo, gli incidenti che stanno succedendo, lo sapete meglio di me, per la fatica degli autisti, per lo sfruttamento che è arrivato a livelli incredibili, cioè io non ho mai visto un magistrato sollevare il reato di riduzione in schiavitù, questo è stato fatto recentemente nei confronti di un'azienda di trasporto, credo, del Lodigiano. E in tutta questa cosa io però farei un discorso a parte per Amazon, non soltanto perché per la potenza che è Amazon, ma perché Amazon, come dire, esplicitamente fa una politica di non unione, cioè esplicitamente, dichiaratamente dice che non vuole avere relazioni sindacali, basta vedere quello che è successo in Germania. Amazon è entrata in Germania nel 2013, credo nel maggio. In agosto 2013 il New York Times pubblicava un articolo dicendo forse gli europei non hanno capito chi è sto Amazon, il quale qui ha stroncato in America tutti i tentativi di sindacalizzazione all'interno e farà altrettanto in Europa, cosa che puntualmente ha fatto, lo fa in Germania dove il sindacato Verdi, che è pure il più potente sindacato tedesco, ha continuato a superare, ha bloccato i magazzini di Amazon, Black Friday, Natale 2017, eccetera. Questi non cedono, insomma. Quindi Amazon è veramente una provocazione, insomma, cioè una provocazione ai nostri costumi di relazioni sindacali. Oltre al fatto che appunto che crea una soddisfazione dei bisogni superflui, insomma, cioè il ragazzotto che desidera avere le bottigliette d'acqua minerale magari gratuitamente nel giro di tre quarti d'ora. Quindi ti costringe un furgone a partire solo con la riduzione. Quindi dovremmo fare un discorso molto lungo su Amazon e l'e-commerce, perché secondo me non credo che questa cosa possa essere veramente inquadrata nel discorso logistica, perché quello che di nuovo hanno portato i grandi gruppi dell'Espresso è in realtà quello di avvicinare il tipo di servizio al servizio postale, no? Il servizio postale è il punto di riferimento di tutta questa cosa. Dovremmo lavorarci un po' a lungo, non so francamente quale sarà, come potrà essere affrontato con questo discorso in termini militanti, chiamiamolo così. È finita o c'è qualcos'altro? Vabbè, dalla parte, diciamo, c'è una deregulation assolutamente selvaggia nel trasporto su strada, oppure c'è questa ipertecnologicizzazione, io questa l'ho vista l'automarocchi, ma io sono cose che non esistono. Un camion, una Mercedes-Benz, porta addosso 400 sensori. Con questi 400 sensori si possono controllare il funzionamento di ogni piccolo, come dire, apparecchiatura, ogni piccolo meccanismo del camion. Questa cosa viene data in service alle società che acquistano il camion e in questo modo voi riuscite a controllare lo stile di guida dell'autista. Cioè, se voi pensate al controllo esercitato sulla forza lavoro con la catena di montaggio, no? Era uno scherzo, insomma. Cioè, una società riesce a sapere se quando deve ripartire a quel semaforo di Genova quell'autista ha schiacciato l'acceleratore troppo poco e quindi ha consumato più benzina. Quindi è un controllo sull'esercizio della forza lavoro assolutamente impensabile. Poi naturalmente andremo ancora avanti, il cloud connectivity e così via. Quindi o da un lato abbiamo una deregulation pazzesca per cui girano dei camion che molto spesso non hanno nessun tipo di autorizzazione sui trasporti pericolosi, oppure girano questi camion che sono delle banche dati e che consentono comunque. Quindi abbiamo una polarizzazione estrema, no? Estrema deregulation, barbarie pura, e dall'altra iper raffinato controllo sulla forza lavoro. Non so se ho ancora tempo, so che qualcuno voleva sapere qualcosa sui porti e sullo shipping. Vabbè, qui sono un po' più ferrato perché da 4-5 anni mi occupo solo di questo. Beh, qui sta succedendo il finimondo.
Mi basti dire questo: io lunedì ero a Genova, ho incontrato uno dei personaggi più importanti dello shipping italiano, che mi ha detto, pensavo facesse una battuta, probabilmente MSC, sapete, la seconda compagnia al mondo del traffico container, probabilmente MSC esce dal traffico container, esce dal mercato del container. Com'è possibile? È possibile perché la Cina ha deciso che il trasporto non deve costare. La Cina, che ormai punta tutto, insomma, sull'espansionismo economico, punta a ridurre i costi del trasporto in oli allo zero. Il bello è che un'ora prima invece era una riunione con un grosso spedizioniere, lui raccontava che aveva, come dire, cercato la gente di Hapag-Lloyd per sapere una tariffa di un 20 piedi da Genova a Shanghai, questo gli aveva fatto la tariffa di $200, e un altro gli aveva detto guarda che la Costco te lo fa per $80. Allora, se andiamo incontro veramente a una situazione del genere, intanto guardando proprio l'indice degli Shanghai Containers and Freight Index, vediamo un crollo dei noli impressionante, che è parallelo all'aumento del prezzo del petrolio, significa che le grandi compagnie che nel 2017 erano entrate, tornate diciamo in attivo, finiranno tutte in rosso, con le conseguenze che potete immaginare. Lo shipping italiano poi sta succedendo il fine mondo, sapete che l'80% delle compagnie armatoriali italiane sono appese così alle banche, le banche le tengono in piedi artificialmente, ed è quello che è interessante che le rappresentanze datoriali si stanno sfaldando, si è spaccata Confitarma. Confitarma era praticamente diventata un'associazione privata di Grimaldi, e Grimaldi ha costituito una cosa interessante, perché praticamente ha costituito un partito sotto la specie di un'associazione che si chiama Associazione per la Logistica Sostenibile. Sta di fatto che questa associazione partecipa a quasi tutto l'autotrasporto meridionale, partecipano i porti siciliani che hanno rotto con gasoporti, e quindi si sta, Musolino, il presidente di Venezia, è subito corso anche lui a iscriversi a questi qui stanno portando avanti adesso per esempio la tematica dell'autoproduzione. Voi sapete che l'ultimo sciopero di portuali marittimi l'11 maggio è venuto sulla tematica dell'autoproduzione. Ormai questi dicono chiaramente, e lo dice anche la seconda associazione armatoriale, Assarmatori, che si è fermata, secondo me tra poco si spaccherà anche a supporti. Quindi diciamo assistiamo veramente a un rimescolamento di carte, delle rappresentanze estremamente importanti. Sui porti, presto detto, ormai abbiamo una situazione dei porti italiani per cui ci sono degli operatori che hanno il 50% del mercato. Questi operatori che hanno il 50% del mercato però hanno il 90% sul trasporto ferroviario, per cui se voi volete portare un container il prezzo lo fa lui, lo fa la signora Ponte, non lo fa né Trenitalia né nessun altro. Grandi porti come Gioia Tauro stanno saltando, Cagliari sta saltando, Taranto è già saltato, il traffico ci concentra esclusivamente nei grandi porti, sono Genova, in parte La Spezia e Trieste, quindi c'è una polarizzazione fortissima che fa sì che voi avete una situazione di Genova dove c'è una congestione permanente, se vogliamo, alle porte del gate, una situazione quasi insostenibile, e ha dei porti che gradualmente pian piano stanno morendo. Non so adesso quali saranno le successive fasi di questa trasformazione, però ecco quello che francamente mi preoccupa è se è vero che i cinesi hanno deciso di non pagare il trasporto, questa cosa provocherà un cataclisma, oppure resisteranno soltanto le imprese finanziate dallo Stato, cioè le loro imprese, quelle giapponesi, coreane, eccetera. E allora si spiega perché, vi concludo, l'amministratore delegato di Maersk all'ultimo convegno internazionale di Singapore ha detto basta, siamo stufi, diciamo, che gli stati finanzino delle imprese, mentre noi dobbiamo
dobbiamo... Tutto questo, la cosa pazzesca, tutto questo continua a venire in una situazione di ordini dati ai cantieri che continuano ad essere molto alti e di navi giovanissime che vengono mandate in demolizione. Questo per il semplice fatto che i cinesi e gli arabi hanno sostituito la Germania nel finanziamento dello shipping e quindi danno tranquillamente dei crediti fino al 100% del valore della nave, purché la nave venga costruita nei loro cantieri. Quindi è veramente un mercato che ha raggiunto livelli di perversione incredibili. Io mi fermo qui.